Beh, dunque, da un punto di vista, diciamo così, di struttura dell'impostazione del business plan, sicuramente i principi applicabili, fortunatamente, anche se capita di rado nell'economia, sono gli stessi, quindi la struttura di un business plan resta identica. Chiaramente cambiano le composizioni della domanda, cambiano quelle che sono le caratteristiche anche evolutive, perché negli ultimi tempi, come si sa, la ruralità sta vivendo una seconda stagione di vitalità e di grande approfondimento e di sviluppo, quindi senz'altro questi fattori devono essere contemplati nell'ambito di un business plan, e poi anche l'aspetto collegato alla soddisfazione dei consumatori di riferimento, che sembrano sempre più attenti verso queste produzioni biologiche e sempre più salutistiche. Sicuramente è un'opportunità in più che può essere data alle nuove generazioni in particolare, e non direi di non dirlo soltanto come affermazione di fatto, ma proprio sostanziale, per il fatto che molti giovani oggi si stanno riavvicinando, si stanno di nuovo riappropriando delle terre che probabilmente i loro genitori, i loro nonni avevano abbandonato. Questo perché è un'opportunità? Perché molto probabilmente uno stile di vita semplice è maggiormente confacente anche ad una economia in crisi. E visto che i valori capitalistici comunque sono stati messi in discussione dalla crisi economico-finanziaria, probabilmente questo ritorno alla terra credo sia anche una forma di reazione antropologica delle giovani leve, delle nuove generazioni verso questo tipo di impostazione. E poi ritengo appunto che in generale, con una buona distribuzione e assegnazione dei terreni, sicuramente ci sono delle prospettive di sviluppo importanti, data l'attenzione che si assegna comunque oggi al cibo. Sicuramente avere le idee chiare su quello che è il business concept, non innamorarsi quindi dell'idea a prescindere, fare delle valutazioni che siano obiettive, cercando di avere dei dati importanti di input, quindi tutto quello che è l'analisi di scenario, l'analisi della domanda e anche il mantenimento degli equilibri economico-finanziari sono fattori sui quali si costruirà probabilmente il successo e lo sviluppo delle organizzazioni, anche di quelle che operano nel rural environment. Io ritengo che in questo tipo di contesto in particolare probabilmente ci sono ancora da risolvere problemi collegati alla difficoltà di accesso al credito, che resta un problema importante, quindi fare molta attenzione, come dicevo prima, agli equilibri economico-finanziari. Un'azienda senza di quelli non va lontano, quindi ci credo profondamente in questo. Chiaramente con la presenza di capitali propri. Io ritengo che la capitalizzazione sia un fattore determinante per lo sviluppo imprenditoriale agricolo in particolare, quindi c'è bisogno che ci siano dei grossi investimenti con dei capitali propri che devono essere dati. L'impresa non si fa necessariamente con capitali assistiti o con capitali di altri, ma c'è bisogno della logica appunto del danaro inserito nell'organizzazione da parte dell'imprenditore, e anche l'imprenditore agricolo lo deve fare con tutti quelli che possono essere forme di sostegno, di aiuto, di sussidio, di accompagnamento alle attività di impresa. Quindi su queste basi si può costruire un business plan sostenibile anche per un'azienda agricola.